Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Scenite Rocky. Oggi vi voglio mettere a confronto con una persona e si può trattare di una persona alla quale siete interessati, oppure si può trattare di un amico, di qualcuno con cui lavorate, insomma di una persona verso la quale voi sentite una curiosità di sapere che cosa prova per voi in questo momento in cui state guardando il video, perché il video non fa riferimento alla data di pubblicazione. Quando siete guidati ad aprirlo, vuol dire che quello è il momento di vederlo. Quindi che cosa sente per voi e quali saranno le sue prossime mosse? Lo stesso vedrò con voi, che cosa voi sentite verso quella persona e che cosa voi farete. Qui abbiamo tre diversi gruppi di carte. Abbiamo il gruppo numero 1 con la pozione blu, gruppo numero 2 con la pozione bianca e gruppo numero 3 con la pozione rosa. I tempi di ciascun gruppo sono riportati nella descrizione del video insieme a tutte le carte che utilizzo. Se sentite che qualcosa non risuona, vuol dire che il messaggio non è per voi, semplicemente, per cui prendete soltanto ciò che risuona e lasciate perdere il resto. Se siete guidati verso la scelta di più di un mazzo, potete sceglierne anche più di uno. E detto questo, vi voglio ricordare che non faccio consulti privati e iniziamo con il gruppo numero 1. Allora, gruppo numero 1, vediamo innanzitutto qual è la vostra energia verso quella persona e poi farò altrettanto. Allora, qual è l'energia delle persone che hanno scelto il gruppo numero 1 verso la persona a cui hanno pensato? Qual è l'energia di quelli del gruppo numero 1 verso la persona? C'è la carta di giustizia e la carta di scoperto. Quindi voi siete in questa energia in cui pretendete giustizia, volete che le cose siano corrette. Se questa persona ha sbagliato verso di voi oppure si comporta in una maniera che non è del tutto giusta nei vostri confronti, voi agite di conseguenza. Quindi volete che ci sia un bilanciamento e se questa persona ha sbagliato in qualcosa, in qualche modo la volete punire. Qui c'è la carta di scoperto, quindi magari avete scoperto qualcosa di questa persona, una maschera è caduta oppure ancora qualcosa vi è divenuto più chiaro e poi volete agire secondo giustizia. Vediamo invece questa persona, qual è l'energia della persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 1 verso di loro. C'è la carta di silenzio, devo dire però che è caduta al contrario. Fondo del mazzo immaturo, quindi potreste avere a che fare con una persona che è un po' immatura e non importa quanti anni abbia, insomma, si comporta in una maniera spesse volte che è infantile e potrebbe fare silenzio oppure potrebbe averlo fatto per quel motivo lì. Se tra voi c'è comunicazione, quello che emerge è che c'è qualcosa che questa persona non vi dice, quindi il silenzio è su certe cose ed è causato da questa immaturità. La carta di silenzio è caduta al contrario, quindi magari questa persona vorrebbe rompere un silenzio, però vediamo con i tarocchi. Allora, vediamo innanzitutto, metterò almeno tre carte, che cos'è che voi provate verso quella persona? Quindi che cos'è che quelli del gruppo numero 1 provano nei confronti della persona a cui hanno pensato? Che cos'è che quelli del gruppo numero 1 provano nei confronti della persona? C'è il Papa al contrario. Che cos'è che quelli del gruppo numero 1 provano nei confronti della persona a cui hanno pensato? Che cos'è che quelli del gruppo numero 1 provano nei confronti della persona a cui hanno pensato? La ruota. Che cos'è? E la carta del 6 di denari, fondo del mazzo, c'è la carta del 10 di coppe. Allora, innanzitutto con questo Papa al contrario, molti di voi potrebbero sentire una sorta di disconnessione rispetto a questa persona. Il Papa al contrario spesse volte indica il divorzio. Ovviamente questo non vuol dire che tra voi ci debba essere un matrimonio, anche se per alcuni potrebbe essere così. Questo sta ad indicare in senso simbolico che c'è una sorta di divorzio che voi avvertite da questa persona, quindi una sorta di separazione. Il fatto di sentirvi disconnessi da lei. Potreste anche avere dei problemi con questa persona per quanto riguarda dei valori, nel senso che avete dei valori che sono diversi e questo può riguardare valori spirituali, le credenze, può riguardare la religione, la cultura oppure altro, cioè ci sono delle differenze sostanziali tra voi e questa persona. Voi vi sentite in uno spirito più ribelle, più anticonformista,
un po' che è fuori dal coro rispetto a questa persona che magari è più rigida e segue determinate regole oppure si conforma a determinati modelli sociali dai quali voi vi sentite distaccati. Qualcosa è cambiato in voi o sta per cambiare per quanto riguarda quello che voi sentite nei confronti di questa persona? E ne emerge ancora il concetto del dare e dell'avere, il concetto dell'equilibrio. Dentro di voi state riequilibrando qualcosa che prima era fuori equilibrio. Vedo che ci sono comunque dei sentimenti che sono coinvolti. Per alcuni questo è un rapporto familiare o comunque ci sono dei sentimenti che sono coinvolti, però voi volete puntare ad un equilibrio, ad un giusto dare da avere, non volete dare di più rispetto a quello che voi ricevete. Quindi questo concetto del bilanciamento è ripetuto anche nello spazio emotivo. A questa persona potreste dare le briciole, se c'è una forma di comunicazione potreste dare giusto un po', esattamente quanto voi ricevete. Adesso vediamo invece questa persona. Che cos'è che la persona a cui hanno pensato, quella del gruppo numero uno, prova verso di loro? Che cos'è che la persona a cui hanno pensato? Ok, allora c'è la carta della temperanza, poi si è girato l'asso di denari. Che cos'è che questa persona prova nei confronti di quelli del gruppo? Ok, c'è il 9 di bastoni che era nascosto tra le carte. Fondo del mazzo c'è il re di coppe, perché questa persona ha dei sentimenti che sono nascosti. Questa è una persona che ha problemi a fidarsi, tende a nascondersi, tende a non esprimere qualcosa, è diffidente. Nello spazio emotivo avverte delle difficoltà, come se ci fosse un percorso difficile, come se dovesse essere sempre sulla difensiva per paura di essere nuovamente ferita. Quindi questa persona ha sperimentato delle ferite in passato, ecco perché si comporta così. Però quello che vedo è che questa persona vuole avere un nuovo inizio con voi. E c'è un senso di attesa che emerge, una pazienza. Sta cercando di ritrovare un equilibrio. Questa è una persona che potrebbe aver sperimentato gli esatti opposti per quanto riguarda quello che prova per voi. Quindi sentimenti che sono molto contrastanti, però quello che vedo è che sta arrivando ad un'integrazione. Se tra voi ci sono stati dei problemi, questa persona vuole fare pace, però è sempre sulla difensiva. Potrebbe essere un segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione, ma non necessariamente. Questa persona è coinvolta a livello emotivo. C'è la voglia di avere questo nuovo inizio, però il percorso potrebbe non essere semplice per aprirsi a livello emotivo oppure per avere questa opportunità con voi. Adesso vediamo quali saranno le vostre potenziali azioni future verso questa persona. Quindi, quali sono le potenziali azioni future di quelli del gruppo numero 1 verso una persona a cui hanno pensato? Quali sono le potenziali azioni future di quelli del gruppo numero 1 verso la persona a cui hanno pensato? C'è il 3 di denari. Quali sono le potenziali azioni future di quelli del gruppo numero 1 verso la persona a cui hanno pensato? C'è l'8 di spade e la carta del 7 di spade. Fondo del mazzo e 5 di bastoni. Quindi nel prossimo futuro voi siete un po' in conflitto e questo conflitto potrebbe essere semplicemente interno a voi. Perché vi vedo anche pensare troppo su certe cose che riguardano questa persona, quindi siete molto dentro la vostra testa, perché da un lato magari voi volete cercare di collaborare, trovare accordi, scendere a compromessi, far funzionare le cose in questo rapporto, dall'altro invece volete volgere le spalle, evitare questa persona, quindi siete un po' combattuti. Tra di voi c'è chi vorrebbe che ci fosse maggiore collaborazione, però vi sentite bloccati perché questa persona potrebbe non essere del tutto aperta, quindi ci sono delle complicazioni sul piano pratico e quello che accade è che voi voltate le spalle, però questo gesto non è del tutto sincero perché magari voi vorreste fare altro. Un'altra cosa che vedo per altre persone è che ci sono delle cose che voi volete mantenere segrete, cioè nel senso voi non potete dire certe cose, siete bloccati.
C'è qualcosa che voi dovete tenere praticamente segreto e quindi dovete mentire a questa persona di qualcosa. Nonostante da parte vostra ci sia la voglia di parlare, cioè io vedo il concetto della bugia, di qualcosa che voi potreste nascondere praticamente a questa persona. Alcuni di voi si sentono bloccati in questo rapporto perché ci sono dei vincoli di qualche tipo, cioè per esempio potreste lavorare insieme a questa persona oppure potreste avere un rapporto di amicizia. Vorreste cercare di evitarla. In caso di conflitto c'è la possibilità di aggiustare le cose, di farle funzionare, però vi vedo non del tutto convinti. E questo conflitto può essere un conflitto vero e proprio, oppure semplicemente il fatto che con questa persona ci sono delle complicazioni di qualche tipo. Per alcuni ci potrebbe essere una terza parte che è coinvolta, perché ci sono diverse persone che sono coinvolte in una vicenda. Attenzione se da parte vostra ci sono delle insicurezze che entrano in gioco o pensieri che vi fanno sentire in trappola, limitazioni di qualche tipo, perché vedo possibile autosabotaggio in questo. Però alcuni di voi hanno dei buoni motivi per evitare questa persona, quindi è difficile dire perché dipende dal vostro caso specifico. Vedo possibile autosabotaggio. Però potrebbe anche indicare che voi semplicemente volete evitare questa persona per qualche motivo. Vediamo che cosa farà questa persona. Allora, che cos'è che la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 1 farà verso di loro potenzialmente? Che cos'è che la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 1? C'è il folle. Che cos'è che questa persona farà verso quelli del gruppo numero 1 potenzialmente? Il 5 di bastoni. Che cos'è che questa persona farà potenzialmente verso quelli del gruppo numero 1? Che cos'è che questa persona potenzialmente farà? C'è la carta dell'imperatore. Fondo del mazzo c'è la carta del mondo, quindi questo spiega perché voi siete così. Allora, avete a che fare con una persona che potrebbe essere molto testarda, cioè questa è una persona che vuole le cose solo nella sua maniera. Quindi è possibile che tra voi ci possa essere una sorta di discussione. Nulla di grave, però vedo che potrebbe accadere il fatto che non siete d'accordo su alcune cose e questa persona praticamente si impunta. Vedo una certa superficialità anche in questa persona per quanto riguarda la questione che la fa entrare in tensione. Questa persona potrebbe tendere a fare cose che sono superficiali oppure sono rischiose. Vuole essere quella che è in potere, quella che è in comando. Le cose devono essere praticamente come dice lei e non c'è un margine di compromesso da come emerge, ecco perché voi vi sentite bloccati. Perché per questa persona la cosa sta così ed è completa così, cioè non vedo da parte sua una sorta di apertura per comprendere il punto di vista dell'altra persona. Non necessariamente ci devono essere dei conflitti, però quello che vedo è che questa persona vorrebbe lasciarsi andare di più, però poi contrasta quella sensazione con la rigidità che ha. E quindi la vedo un po' dura da questo punto di vista. E voi in questa circostanza vi sentite un po' bloccati e volete evitarla, semplicemente, ma perché questa è una vostra reazione. Quello che la persona prova è diverso rispetto a come agisce. Adesso vediamo di avere un messaggio aggiuntivo per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1 e la persona a cui hanno pensato. Qual è il messaggio aggiuntivo per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1 e la persona a cui hanno pensato? Interessante. Avete i contrasti, c'è la carta di distacco, la carta di unione e la carta di nostalgia. Quindi sembra essere un rapporto dove si sperimentano un po' gli opposti. Cioè il concetto del distacco, il concetto dell'unione, perché comunque la nostalgia è forte, la nostalgia si sente, o c'è questo rapporto dove ci sono dei ricordi che sono belli. Quindi ci sono sempre questi due opposti. Se ci dovesse essere un distacco, io vedo che comunque vi incontrerete da capo con questa persona, ci sarà comunque comunicazione. Vedo questa possibilità. Non necessariamente questo significa stare insieme, ma significa da capo rincontrarsi. Cioè ci avrete ancora a che fare, praticamente. Io vi ringrazio per aver visto il gruppo numero 1 e adesso passo al gruppo numero 2. Allora, gruppo numero 2, vediamo innanzitutto la vostra energia verso la persona a cui avete pensato e poi faremo altrettanto.
Allora, qual è l'energia di quelli del gruppo numero 2 verso la persona a cui hanno pensato? Qual è l'energia di quelli del gruppo numero 2 verso la persona a cui hanno pensato? Qual è l'energia? C'è la carta di vuole che lo vizi e la carta di incontro. Allora, voi volete avere attenzione da parte di questa persona. Non dico che volete essere viziati, però per alcuni potrebbe essere così, cioè volete che questa persona dimostri di tenerci, dimostri di avere un interesse verso di voi di qualche tipo, che faccia dei gesti carini, dolci verso di voi e vorreste avere un incontro. Questo incontro potrebbe essere già programmato e quindi volete che questo incontro, insomma, vada bene, che questa persona mostri il suo interesse verso di voi, che vi dia delle attenzioni. Quelli che non hanno incontri programmati invece sanno indicare che desiderano avere questo incontro. Adesso vediamo qual è l'energia di questa persona verso di voi, quindi qual è l'energia della persona a cui hanno pensato quel gruppo numero 2. C'è la carta di voglia di vedersi e la carta di amore sincero, quindi anche questa persona vi vuole vedere. E c'è una sincerità dietro questo. Per quelli di voi che non hanno pensato ad un rapporto di amore, questo sta ad indicare che c'è un affetto che è sincero, cioè ci sono delle emozioni che sono sincere da parte di questa persona per quanto riguarda il fatto che vi vuole rivedere. Quindi c'è proprio questo desiderio. Adesso vediamo che cos'è che voi provate nei confronti di questa persona. Metterò almeno tre carte e poi farò altrettanto. Che cos'è che quelli del gruppo numero 3 provano nei confronti della persona a cui hanno pensato? Che cos'è che quelli del gruppo numero 3 provano? C'è la torre, interessante. Che cos'è che quelli del gruppo numero 3 provano nei confronti della persona a cui hanno pensato? Perché ho detto 3? Ok, interessante. Voi siete del gruppo numero 2, ma ho detto 3. C'è la giustizia. Che cos'è che quelli, forse alcuni del gruppo 3 sono venuti a vedere questo video o voi dovete vedere il gruppo numero 3? Allora, che cos'è che quelli del gruppo numero 2 provano nei confronti della persona a cui hanno pensato? Che cos'è che quelli del gruppo numero 2 provano nei confronti della persona a cui hanno pensato? C'è la carta del fante di bastoni, la carta del cavaliere di coppe, il fondo del mazzo, c'è la carta del sole. Allora, voi siete un po' instabili a livello emotivo per quanto riguarda questa persona. Cioè c'è bisogno di ritrovare un equilibrio e avverto che molti di voi sono genuinamente interessati. E se si tratta di amore, significa che voi avete proprio l'istinto di muovervi verso questa persona, perché vi rende felici. Siete innamorati, potreste essere nelle prime fasi di conoscenza di questa persona, oppure c'è un rapporto veramente forte che sentite. Se non risuona con voi, non prendete questo messaggio, ma a me sembra chiaro che qui c'è una persona che sembra essere un po' instabile perché è innamorata fondamentalmente di questa persona. Se non si tratta di amore, avete comunque un interesse verso questa persona nel conoscerla di più, nel frequentarla di più, nello stare insieme a lei, eventualmente anche nel fare pace, perché è possibile che tra voi ci sia stata una sorta di crisi. E voi volete cercare di riequilibrare quella situazione lì, oppure il bisogno di riequilibrio è interno perché questa persona vi destabilizza un po' per quanto riguarda le emozioni. Però è chiaro che da parte vostra c'è voglia di comunicare, c'è voglia di esplorare questo rapporto perché vi rende felici. Adesso vediamo che cos'è che questa persona prova verso di voi, che cos'è che la persona, quando ha pensato quelli del gruppo numero 2, prova verso quelli del gruppo numero 2. Allora c'è il 6 di coppe, l'asso di bastoni, che cos'è che questa persona prova nei confronti di quelli del gruppo numero 2 e la carta dell'imperatore. E poi abbiamo il cavaliere di bastoni. Allora, questa persona nello spazio emotivo ripensa ai ricordi belli che ha con voi. Anche se vi conoscete da poco, potreste aver sperimentato dei bei ricordi insieme. Oppure se vi conoscete da tanto tempo, insomma, ripensa al passato, c'è una certa nostalgia che vedo. Questa è una persona che vuole riaccendere questa fiamma, il che significa che vi vuole rivedere, vi vuole rincontrare. E c'è voglia di seguire le proprie passioni. Questa è una persona che è anche molto attratta verso di voi, specialmente se si tratta di qualcuno che rientra
in un contesto sentimentale e non di altro tipo, però anche se dovesse essere una persona, per esempio, con la quale avete a che fare al lavoro, oppure un amico, io vedo che c'è un'attrazione che questa persona prova nei vostri confronti e che cerca in qualche modo di dominare oppure di controllare. Cioè, questa è una persona che a livello emotivo cerca di mantenere il controllo, quindi di non far vedere, di essere molto coinvolta. È un pochettino rigida, è un po' testarda, però vedo che da parte sua c'è voglia di avere questo nuovo inizio. E sento un'aria molto fredda vicino, quindi non so se tra voi ci sia stata freddezza e c'è voglia di riscaldare praticamente il rapporto. Adesso vediamo quali sono le potenziali azioni future da parte vostra verso questa persona, quindi quali sono le potenziali azioni future di quelli del gruppo numero 2 verso questa persona, che cos'è che quelli del gruppo numero 2 potenzialmente faranno verso la persona a cui hanno pensato, che cos'è la temperanza, che cos'è che quelli del gruppo numero 2 potenzialmente faranno, l'imperatrice, che cos'è che quelli del gruppo numero 2 faranno verso la persona a cui hanno pensato, ed il fante di denari. In fondo del mazzo c'è 5 di spade. Voi non volete far capire a questa persona di essere interessati, cioè voi vi parlate giusto un po', fate giusto un po', però in realtà dentro di voi c'è voglia di far crescere questo rapporto, di vedere uno sviluppo dello stesso. State anche cercando di portare pazienza, perché forse non vi vedete spesso e quindi c'è bisogno di essere pazienti, oppure non vi vedete da tanto tempo, quindi c'è bisogno di essere pazienti. Un'altra cosa che è possibile è che tra voi e questa persona ci sono delle grosse differenze e quindi c'è bisogno di fare un'integrazione, di conciliare diversi aspetti che sono molto diversi tra di voi per trovare un equilibrio. E voi stessi vedo che state cercando di mantenere la calma per quanto riguarda questa persona, ma nascondete quello che provate, cioè quando voi comunicate oppure agite nei suoi confronti fate vedere giusto un po', piuttosto che quello che veramente sentite dentro. Adesso vediamo quali saranno le potenziali azioni future di questa persona verso di voi. Quindi quali saranno le potenziali azioni future della persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 2 verso di loro? Quali sono le potenziali azioni? Allora c'è il mago. Quali sono le potenziali azioni future della persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 2? C'è la regina di denari e questo cavaliere di coppe caduto praticamente quasi al contrario. Lo devo prendere al contrario perché sotto c'è il 3 di spade e vi dirò perché. Questa è una persona che ha difficoltà ad esprimere quello che prova. Il fatto che ci sia il mago mi dice che anche questa persona non vi vuole far capire quello che sente dentro. Vedo una generosità da parte sua nel prossimo futuro, quindi potrebbe essere una persona che vuole fare qualcosa di carino verso di voi. Questa è un'energia che è molto generosa, però quello che vedo è che dal punto di vista emotivo c'è una difficoltà ad esprimere quello che sente dentro, e questo poi risulta in una ferita, in un dolore. Ecco perché pure voi ci andate piano, perché c'è bisogno forse di portare pazienza, oppure capite che questa persona insomma non esprime bene quello che prova. Però vedo chiaramente che vi vuole fare credere una cosa per un'altra. Abbiamo la presenza di un segno di terra, comunque, Capricorno, Vergine oppure Toro. Questa è anche una persona che vuole far vedere di pensare molto a se stessa, cioè di prendersi cura di sé. Potrebbe essere una persona che vuole far vedere di essere anche molto presa dalla sua carriera, presa dal suo lavoro. Però a mio avviso si tratta di una maschera, nel senso che questa persona in realtà vorrebbe esprimere quello che prova. Questo cavaliere di coppe non era completamente al contrario, il che mi dice che vi farà capire queste cose. Però c'è comunque questa difficoltà ad esprimere quello che state dentro. Sotto c'è il 3 di denari, quindi ci sono diversi 3. Per alcuni ci potrebbe essere una terza persona coinvolta ed è quello praticamente il problema. Tra voi ci vorrebbe essere un rapporto di amicizia o un rapporto di tipo lavorativo, però quello che vedo è che questa persona in realtà vorrebbe altro, soltanto che non viene espresso. Ecco perché voi volete, tra virgolette, essere viziati o volete che questa persona vi faccia capire di più. Allora, vediamo di avere ulteriori informazioni per quanto riguarda la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 2 e quelli del gruppo numero 2. Quali altre informazioni possiamo avere riguardo tutto questo?
c'è la carta di felicità sul fondo del mazzo, un nuovo inizio, un rinnovo in amore, c'è la carta di direzione e la carta di Beltane, che è caduta però al contrario, anche se queste generalmente le leggo in posizione retta, però devo prendere in considerazione questa cosa. Questa carta parla di amore, fertilità e passione. Beltane è una delle feste delle Streghe Week che corrisponde alle date del 1 maggio per l'emisfero del nord, 31 ottobre per l'emisfero del sud. Queste date potrebbero indicare qualcosa di significativo per voi e mi fanno anche pensare al segno del toro, al segno dello scorpione. Insomma, quello che emerge è che tra di voi ci sta questa potenzialità di un nuovo inizio, di un incontro, di un rinnovo di qualche sorta. Vedo che ci sarà anche passione, quindi qualcosa che diverte, c'è questo senso di felicità. Qualcuno però potrebbe essere ancora un po' instabile su questo, nel senso che bisogna prendere una direzione precisa e ci si sente ancora un po' incerti. Però vedo che questo potenziale ci sta e c'è qualcosa che vi renderà felici per quanto riguarda questa persona, anche se non esprime completamente quello che prova. Questo è quello che emerge. Io vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 2, adesso passo al gruppo numero 3. Allora, gruppo numero 3, vediamo innanzitutto qual è la vostra energia verso la persona a cui avete pensato e poi farò altrettanto. Qual è l'energia di quelli del gruppo numero 3 verso la persona a cui hanno pensato? Qual è l'energia di quelli del gruppo numero 3 verso la persona a cui hanno pensato? C'è la carta di pronto all'azione, shock ed errore. Attenzione, perché voi potreste volere fare un'azione di cui poi vi pentirete. Ed è un'azione scioccante di qualche tipo, non so di che cosa si tratti. Potrebbe essere, ad esempio, che voi vogliate pubblicare qualcosa su social media e poi ve ne pentite. Cioè, si può trattare di voler far vedere qualcosa a questa persona per avere una forma di reazione, però poi vi rendete conto di un errore. Oppure ancora è possibile che questo errore sia accaduto prima, cioè voi avete commesso un errore per quanto riguarda questa persona, adesso siete pronti a fare un casino di qualche tipo. Siete pronti all'azione nel fare qualcosa che potrebbe sorprendere praticamente quella persona, magari farle capire che ha sbagliato in qualche modo? Molto interessante questa cosa, vedremo se poi possiamo avere più informazioni, però vi vedo pronti ad un'azione. Alcuni di voi vogliono distaccarsi forse da questa persona e la maniera però con la quale voi volete fare questo risulta essere un po' uno shock o qualcosa di molto forte, cioè è un gesto forte. Vediamo questa persona verso di voi. Qual è l'energia della persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 3 verso di loro? Qual è l'energia della persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 3 verso di loro? Qual è l'energia della persona a cui hanno pensato? Uff, allora, briciole, narcisista, blocco e farsi trovare nei posti che frequenti. Allora, alcuni di voi potrebbero avere a che fare con un narcisista. Questa è una persona che dà giusto un po', dà delle briciole. Ci potrebbe essere un blocco che c'è stato sui social media, oppure questa persona si sente semplicemente bloccata dentro di sé, nel senso che sembra non aprirsi del tutto, però si fa trovare nei posti che voi frequentate. Ad esempio, potreste avere amici in comune, oppure vi trovate a frequentare spesse volte lo stesso luogo, però vi dà giusto un po'. Non necessariamente deve essere un narcisista, però potrebbe essere una persona che non è molto sensibile, non è molto empatica o emotiva. È una persona che potrebbe fare silenzio, è una persona che potrebbe pensare soltanto al suo interesse, potrebbe inoltre offendersi facilmente, quindi non per forza si deve trattare di un narcisista, potrebbe essere qualcuno che ci tiene molto al suo aspetto in alcuni casi, questa è una persona che potrebbe fare palestra. Insomma, vedo che voi siete pronti a fare un casino nei confronti di questa persona. Se non risuona con voi, vuol dire che non è il messaggio per voi, d'accordo? Prendete questo in considerazione.
Allora, vediamo che cos'è che voi provate nei confronti di questa persona, che cos'è che quelli del gruppo numero 3 provano nei confronti di questa persona. Che cos'è che quelli del gruppo numero 3, c'è il fante di bastoni, che cos'è che quelli del gruppo numero 3 provano nei confronti, il 6 di spade, che cos'è che quelli del gruppo numero 3 provano nei confronti di questa persona, e il 7 di coppe. Fondo del mazzo, l'appeso. Voi potreste provare delle emozioni contrastanti per quanto riguarda questa persona, nel senso che vedo un po' di confusione e il bisogno di fare una pausa per comprendere meglio che cosa fare per quanto riguarda il rapporto con questa persona, perché c'è un interesse che voi avete o comunque una curiosità. Però poi c'è anche la voglia di prendere delle distanze, di distaccarvi. Vi volete allontanare dai conflitti? Alcuni di voi, in rapporto a questa persona, sono aperti all'idea di esplorare altre opzioni, perché avete visto le cose in una maniera diversa e vi volete aprire ad altro. Cioè, questa persona per voi è semplicemente un'opzione. Per altri ancora vedo un messaggio che è diverso. Alcuni di voi fantasticano sul fatto di andare verso questa persona se c'è una distanza tra di voi. State fantasticando sul fatto di andare a trovare questa persona, quindi magari lo shock è quello, la sorpresa è quella, c'è stata una pausa di qualche tipo, poi dipende dal vostro caso specifico. Vediamo questa persona invece. Che cos'è che la persona che ha pensato quella del gruppo numero 3 prova verso quelli del gruppo numero 3? Che cos'è che la persona... C'è il cavaliere di spade, che cos'è che questa persona prova verso quelli del gruppo numero 3? Che cos'è che la ruota? Che cos'è che questa persona prova verso quelli del gruppo numero 3? Ed il 4 di coppe. Fondo del mazzo, la temperanza. Questa è una persona che a livello emotivo manca di un equilibrio, perché tende spesso a cambiare ciò che pensa. E quindi anche ciò che prova, perché vedo che ci sono dei momenti in cui è convinta, è determinata, ha le idee chiare, sa quello che vuole, sente che quella è la cosa giusta da fare e poi cambia idea e quindi non coglie opportunità oppure non si sente pienamente soddisfatta, vuole sempre qualcosa in più. Quindi vedo proprio che questa persona a livello emotivo è instabile, cioè c'è un continuo cambiamento, ci sono gli opposti che devono essere integrati. Quindi effettivamente potrebbe essere un narcisista con il quale sperimentate gli opposti, cioè ci sono dei momenti in cui questa persona è più presente, però vi dà le briciole, e momenti in cui è più chiusa in se stessa. Se non si dovesse trattare di un narcisista, questa è semplicemente una persona che è insicura. Ed è una persona che non sa esattamente quello che vuole, quello che prova. Adesso vediamo quali saranno le vostre potenziali azioni future verso questa persona, quindi quali saranno le potenziali azioni future di quelle del gruppo numero 3 verso la persona che hanno pensato, quali saranno le potenziali azioni future di quelle del gruppo numero 3, c'è la regina di bastoni, quali saranno le potenziali azioni future di quelle del gruppo numero 3 verso la persona che hanno pensato. C'è il 4 di denari, l'8 di coppe e la carta del 4 di bastoni al contrario con la carta dell'8 di denari. Nel prossimo futuro, il che significa nei prossimi giorni praticamente, voi sarete nel vostro pieno potere e vi sentite forti, attraenti, in comando, vi sentite sicuri di voi. Emerge un segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario e vedo che voi non volete dare più di tanto a questa persona. Vedo che ci potrebbe essere una forma di comunicazione, ma da parte vostra c'è un atteggiamento di disconnessione. Alcuni di voi potrebbero pensare più alle cose proprie, al proprio lavoro, piuttosto che a questa persona. Vi vedo essere nel vostro potere riguardo questa situazione qui. Alcuni di voi potrebbero comunicare a questa persona di volere una sorta di separazione. O comunque attraverso quello che voi direte o scriverete, perché questo può riguardare anche qualcosa che voi pubblicate, farete capire a questa persona che non volete averci a che fare. Adesso vediamo invece questa persona verso di voi, quali saranno le potenziali azioni della persona che hanno pensato qui del gruppo numero 3 verso di loro? Quali saranno le potenziali azioni di questa persona verso il gruppo numero 3? C'è l'asso di spade.
quali saranno le potenziali azioni di questa persona verso quelli del gruppo numero 3? La luna, mio Dio. Quali saranno le potenziali azioni di questa persona verso quelli del gruppo numero 3? Quali saranno le potenziali azioni? La torre. Quanti arcani maggiori che ha questa persona con l'eremita? E il 4 di spade. Allora, qualcosa diviene più chiaro e in una maniera inaspettata e improvvisa. Questo è lo shock. Forse voi dite a questa persona le cose come stanno, o questa persona le legge, le vede e capisce come stia una faccenda, e questa persona poi si deve ritirare, si isola, riflette. Quindi qualcosa diverrà praticamente più chiaro, potrebbe essere quindi che siate voi ad essere pronti a scioccare questa persona attraverso qualcosa che direte, pubblicherete o farete, e questa persona poi avrà questa chiarezza che la destabilizzerà e si dovrà poi riprendere praticamente da questa cosa, oppure è questa stessa persona che comunica una verità, però poi si ritira, un segreto potrebbe uscire fuori. E questa è un'occasione di guarire delle ferite per questa persona, qualsiasi cosa sia. C'è bisogno di fare introspezione riguardo quello. Vediamo di avere un messaggio aggiuntivo per quanto riguarda quelli del gruppo numero 3, la persona a cui hanno pensato. C'è la carta di sacrificio e la carta di Yule, apertura di un nuovo ciclo, riflettere sulle prossime scelte ed azioni. Questa è una delle feste delle streghe Wicca e corrisponde alle date del 20-23 dicembre per l'emisfero del nord, 20-23 giugno per l'emisfero del sud, date che per alcuni potrebbero indicare qualcosa e che mi fanno pensare al segno del Sagittario e del Capricorno, al segno dei Gemelli e del Cancro. Quindi bisogna sacrificare qualcosa per aprire un nuovo ciclo, bisogna riflettere molto bene su quelle che saranno le prossime decisioni da prendere e le azioni da compiere. Alcuni di voi non vogliono più avere a che fare con questa persona, vogliono fare un sacrificio in questo senso qui. Forse perché siete scocciati di questa inconsistenza o del fatto che questa persona non mostri un chiaro interesse oppure un atteggiamento. Non so, perché c'è qualcosa di instabile che questa persona ha a livello emotivo e poi ovviamente si riflette sul piano delle azioni. E voi siete pronti a fare un casino, forse ad aprirvi ad altre opzioni, e siete nel piano del vostro potere nel fare questo, cioè vi vedo sicuri di voi nel fare questa cosa qui. Quindi così è come emerge. Se risuona bene vuol dire che questo è il messaggio per voi, se non risuona vuol dire che non è per voi. Vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!